Attenzione, non abbiamo ancora droppato nessun frame. Attenzione, forse ha funzionato. Non sta droppando frame. Buonasera. Ricolleghiamo controller. Dunque. Ok, se non altro è un minimo più stabile rispetto a prima. Prima non andava proprio, era inchiodato. Probabilmente aveva bisogno di venire avviato al router. E quindi, fatto questo, io direi che possiamo dare il via con quasi mezz'ora di ritardo, scusate, alla serata. Aspettate perché se non mi apro la chat però non vi leggo. Ok, eccoli qua. Ora si vede. Perfetto. Perfetto. Ok, bene. Dunque, vediamo se sono arrivate richieste, così tanto le accetto. L'ID lo vedete a schermo, se volete giocare, se avete un Evolve per PS4, perché sto andando qui. Se avete un Evolve per PS4, che diavolo sto facendo? Aggiungetemi che giochiamo. Ok. Per il momento c'era solo questa richiesta, che era di Sparta 92. Allora, sì, non droppa, frame droppa di 0, ottimo. Possiamo cominciare. Allora, vabbè, vi dicevo anche perché arrivava adesso quello che stavo spiegando prima che cominciasse a droppare il mondo. Dicevo, l'altra volta abbiamo visto un pochino com'era il gioco, ci siamo magari soffermati, visto che il gioco era proprio appena uscito, un attimino sulle caratteristiche del gioco, ho fatto vedere classi, modalità, eccetera. Stasera ci buttiamo. Elite, bellissimo. Stasera ci buttiamo a capofitto nelle partite, giochiamo e basta, giochiamo per divertirci, gioco con voi. Quindi, ripeto, vi do ancora 1, 2, 3 minuti, dai, 3 minuti per accendere la vostra PS4, aggiungermi, mettere dentro Evolve e venire a giocare, dopodiché cominciamo. Intanto leggo un po' di commenti. Se avete Evolve, che Dio possa avere pietà della vostra anima. Fugge. Cos'è sta roba? Mamma mia. Ciao Vinzolo. The Order io l'ho ordinato da Amazon. Sto aspettando che arrivi, anzi, sto aspettando che spediscano. Questi maledetti che. Vediamo se hanno spedito. I miei ordini. In spedizione. Sono 2 giorni che è in spedizione, boh. Domani lo spediscono perché è sabato, poi c'è domenica. Bene. Comunque, vabbè, lasciando queste cose. Ah, o mi si è inchiodata di nuovo la chat, oppure vi siete azzittati di colpo. No, 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 ok, mi si è un attimo inchiodata, eccoli. Allora. Thunder, dopo aver provato il gioco per alcuni giorni, che ne pensi? Sei rimasto sempre dell'idea che non valga la pena prenderlo? E sto tentando il platino di piante contro zombie. Oddio, non riesco a leggere il tuo nick. Daniele, perché ha scritto di un blu scuro, adesso io ho messo lo sfondo scuro e i nomi scuri si leggono un po' male. Allora, rispondo. Esatto, cambiare idea su Evolve. Allora, rispondo prima alle domande su Evolve e poi passo un attimo a parlarvi di piante contro zombie. Allora, su Evolve no, non ho cambiato idea e anzi l'ho rafforzato, ho giocato un pochino di più. Lo trovo veramente un gioco brutto, questa è un'opinione personale, cioè a me non piace, mi annoia veramente tanto. Poi, ecco, giustamente Rezel fa notare che giocato con gli amici è un capolavoro. Adesso se è un capolavoro non credo si possa dire oggettivamente che non è un capolavoro perché è palesemente povero di contenuti. Questo lo è. Sicuramente giocare con gli amici è divertente, o comunque lo diventa almeno un po' di più. Io non ho neanche amici con cui giocarlo, anche perché è difficile convincere qualcuno a spendere 70 euro per comprare questo gioco. E quindi ovviamente mi annoio giocando da cacciatore perché se non hai un team ti annoi. Mi annoio giocando da mostro perché trovo il gameplay del mostro sia veramente brutto, 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 brutto. Quantomeno non mi piace per niente. Quindi. Poi ripeto, il gioco. Alla fine le modalità sono sempre quelle. Le partite mi sembrano un po' tutte uguali, però.
Io lo dico sempre, come ho detto l'altra volta, questa è la mia opinione personale, magari non capisco niente di videogiochi, che è sicuramente così. Comunque, niente, vedo che le richieste non arrivano, a parte quella che è arrivata prima, quindi vediamo quanta gente ho nella lista amici che è su Evolve. Soltanto Evox, sì. Beh, a questo punto ti invito e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Allora, multigiocatore. Non sono connesso al servizio multigiocatore, controllo la continuità. Prego. No, devo fare l'accesso. Ah, perfetto. Allora, speriamo sia così, Vinzolo, perché speriamo che si sia impallato il tracking online che dica spedizione, magari hanno già spedito. Oggi non è arrivato niente comunque, quindi sicuramente arriverà nella migliore delle ipotesi lunedì. Comunque, perché cos'era Daniele invece che mi ha chiesto se stavo tentando di platinare piante contro zombie, ma hai subito sgamato. Sì, sto tentando di platinarlo, mi ci sono messo nell'ultima settimana. Devo dire che è un gioco a cui non avevo dato il giusto risalto, non gli avevo dedicato il giusto tempo quando l'hanno regalato col PlayStation. No, col PlayStation Plus. Ah, quando l'hanno regalato per cos'era? Per festeggiare gli anni di Electronic Arts, non mi ricordo cos'era. Comunque, quando l'hanno reso gratuito per un paio di giorni. E l'avevo scaricato gratuitamente, come tanti di voi credo del resto. E l'avevo provato un po' in fretta e furia. L'avevo un po' snobbato ingiustamente, sono sincero. Ci ho giocato un po' a fondo e mi sto. Anzi, non mi sto ricreando. Mi sono ricreduto. Piante contro zombie mi sta divertendo veramente tanto. Tra l'altro, è uno dei pochi shooter dove sono anche abbastanza bravo e me la cavo. E quindi forse mi piace anche per questo. E a proposito, vi anticipo che vorrei portarlo in uno dei live serali su Spazio nelle prossime serate. Adesso abbiamo ancora Evolve che è fresco fresco. Quando magari ci saranno periodi con poche uscite, preparatevi perché vi proporrò un bel piante contro zombie anche qua su Spazio. Infatti, ok, no, allora arriverà lunedì probabilmente. Ok. Sì, no, sì, Jinchamp, in realtà, sì, sei tu, sì, questo nome è blu, no, ok, sì. Sì, no, in realtà è un account secondario questo che uso per le partite qui su Spazio, perché alla fine mi viene più comodo così. Quindi, ecco, in caso aggiungimi pure di qua se vuoi giocare qualche volta, nel dubbio, tanto posto ce n'è. Però no, quell'altro lo uso ancora, comunque, sì. Vabbè, io direi che possiamo cominciare. Multigiocatore. Sì, vabbè, tutta la storia non ci interessa. Ok, vediamo se sta droppando. Io spero di no. No, non droppa niente, meno male. Inizializzazione di un party. Allora, invita amici. Quelli online chiaramente. Che nick di classe, lo so, lo so. Allora. Invitiamo Evox se vuole unirsi. Dunque. Tanto buonasera a chi sta arrivando. Vedo un po' di ciao Xander, io saluto tutti collettivamente. Aspettiamo che arrivi Evox, diamogli un po' di tempo per entrare se entra e poi. Dunque, no, non era stato già preso. In realtà Capitano Ano è una citazione che probabilmente pochissimi coglieranno. È una citazione molto dotta. Eccolo, Jinchamp che ci chiede l'amicizia. Ok. Allora. No, no, no. Non mi chiedete di fare il mostro, ragazzi. Vi prego, è più forte di me. Io non ce la faccio a fare il mostro. Ve l'ho fatto vedere per dovere di cronaca settimana scorsa. Altra richiesta anche da Lollo. Via, via, aggiungiamo. Dicevo, non chiedetemi di fare il mostro perché mi chiedete veramente tanto. Troppo.
Allora, ciao Gianluca, grande, ti ringrazio. Salutiamo Pietro. Ho letto sulla chat di Inciampo, ho letto. Ma ti dà i problemi, cioè ti dà problemi proprio il download? Oppure il gioco in sé? Esatto, Vinzolo! Oh, che bello vedere che qualcuno ha colto la citazione. E non è l'unico, Vinzolo. Bravissimi. Oh, intanto voi potete unirvi, no? Senza che vi invito io. Confermatemi un attimino, perché vedo che mi stanno arrivando un po' di richieste. Non so se volete partecipare. Ok. Sì, concordo sul medico. Anche a me è la classe che piace di più, il medico. Vero, anche a me piace un sacco. Lo so che devo giocare con gli amici, ma come ho detto, no, no, non lo prendono, ma io non mi sento neanche di biasimarli, perché io un gioco così non lo prenderei neanche io a 70 euro. Ma adesso tralasciamo il fatto che non mi è piaciuto Evolve, e questo ok, però io l'avevo detto già da prima che uscisse, questo gioco, se anche è bello e funziona per il tipo di gioco che è, non può costare così tanto. Penso a Left 4 Dead, ok, che non è la stessa cosa, per carità. Però è un gioco in un certo senso simile, perché anche quel gioco lì, se non è giocato con gli amici, perde un po'. Anzi, perde un bel po'. Ecco, Left 4 Dead è un gioco che vale la pena acquistarlo con gli amici. Però, cioè, a 70 euro, secondo me sarebbe troppo per un gioco del genere. Anche se quello è un gioco effettivamente a me è piaciuto, per esempio, no? Io penso che questo tipo di giochi vada venduti a prezzo, non dico budget, ma un pochino più basso, intorno ai 40. Se proprio vuoi tirarlo proprio perché è il day one, 50 euro. 70, addirittura 75, come ho visto in alcuni punti vendita. Dio. Mi sembra veramente voler tirare il collo alla gente. Quindi purtroppo fatico a trovare amici con cui giocarlo. Certo, se un giorno dovessi avere degli amici con cui giocarlo, ci riproverò. Gli darò un'altra chance, ma non credo proprio che faccia per me sto gioco. Comunque io vedo che sta arrivando una marea di amicizie. Vediamo se in lista amici c'è qualcuno di quelli che ho aggiunto che sta giocando a Evolve. In caso lo butto dentro. No, no, bene. Quindi era tutta una finta. E vabbè, allora va, io parto così. Esatto, questi sono giochi a 30 euro. Come Titanfall pure. Esatto. Payday 2, bravi. Vedo comunque. Esatto. Infatti, lo stesso Payday è un gioco che non mi sembra costasse 70. Mi pare che è uscito quello a prezzo budget. Vai, facciamo. Che facciamo? No, facciamo schermaglia, dai. Allora, il mio ruolo preferito è il medico. Poi mettiamo il supporto, poi assalto. E poi il mostro piuttosto che il trapper, che non mi piace per niente. Questa è la mia preferenza. Dunque. Pensa alla qualità e al massimo. Oh, scusa, prova un attimo a scrivere il messaggio perché mi è andata sulla chat. Aspetta, prova a recuperarlo, eh. Che adesso state scrivendo in tantissimi, il che è un bene, però mi perdono un po'. Allora, pensa alla qualità e al massimo lavoro che gli sviluppatori hanno fatto. 70 euro li vale, dato che ci saranno anche mappe e modalità. Diavolo, me lo perdo continuamente. Gratuite. Nessuno lavora gratis, rispondimi per favore. Ma allora, il lavoro vale, ma non è che se uno ci lavora dietro deve valere per forza 70 euro. Cos'è sta cosa? Sì, ok. Trova partita. Dicevo, per me un gioco così non può valere 70 euro. Per me un gioco. Allora, premesso che pochissimi giochi secondo me valgono 70 euro perché è un prezzo veramente alto per un videogioco. Ma un gioco, se vuole costare 70 euro, per me deve accontentare tutti i palati. Quindi deve avere un multiplayer che sia molto ben curato e divertente. Deve avere una campagna, storia in singolo, godibile anche offline da soli, quindi il gioco deve essere godibile anche da chi gioca da solo. E poi magari qualche extra in più, tipo che ne so, una modalità cooperativa magari, o. Ma anche basta così, basta avere un buon multiplayer o un buon single player. Deve essere un gioco che deve essere godibile sia da chi vuole giocare online con gli amici, e in questo caso Evolve lo è, sia da chi
non ha una connessione ad internet, da chi non ha chi non ha degli amici con cui giocare, ad esempio. Secondo me è un gioco per costare prezzo pieno, deve avere queste qualità come minimo. E comunque un rapporto. No, non ha anche rapporto qualità-prezzo, perché per avere rapporto qualità-prezzo buono significa che se costa 70 devi essere un capolavoro. Deve essere un quel lavoro di qualità altissima. Evolve non manca di qualità, intendiamoci. Evolve manca di contenuti. Quello che c'è in Evolve è roba di qualità, questo nessuno lo discute. Poi lasciate stare il discorso che a me non piace, quello è un fatto di gusto personale. Però la qualità c'è, perché altrimenti sono matti tutti gli altri che lo riconoscono, altrimenti sono matto io che non. Niente, non si connette qui intanto. Il problema di Evolve è che mancano i contenuti. Se io non ho una connessione online, a Evolve non posso giocare. O meglio, posso giocare con i bot, che fa schifo al cavolo. Se io non ho degli amici con cui giocare, quello che mi stai dicendo tutti, Evolve non me lo godo. E trovare 4 amici con cui, 3 amici con cui giocare non è per niente facile, averne 3. Quindi io questo dico, non sto dicendo che Evolve sia brutto. Evolve sicuramente dietro c'è del lavoro e vale dei soldi, ma può valere 30, 40 euro a dir tanto, secondo me anche di meno. Però magari al day one 40 euro ci può stare. 70 euro o 75, perché non ho capito perché poi. Costa 5 euro più degli altri giochi in alcune catene, anzi in una catena in particolare, però quella forse è una scelta più della catena. Comunque 70 euro non sono per niente giustificati, ma come non lo sono per esempio per The Order. Adesso non l'ho giocato The Order, ve lo dirò poi quando l'avrò giocato, però da quello che leggo è un gioco solo single player che dura poco. La qualità non mi sembra eccelsa dalle recensioni, ma io quella la voglio giudicare dopo quando l'avrò giocato, quindi adesso non sto facendo discorso sulla qualità. Però se anche The Order fossero 6 ore bellissime, eccelse, cioè comprare un gioco che dura 6 ore, non ha un multiplayer, non ha una modalità cooperativa, non ha nient'altro, stesso discorso. Poi magari è stupendo in quelle 6 ore, 7 ore, quante sono. Io questo intendo quando dico che Evolve non vale questi soldi. Manca di contenuti. Spero si sia capito il mio discorso. Esatto, giocare con i bot e i Evolve non è il massimo, anzi è proprio la morte, cioè è veramente noiosissimo. Per te FIFA gli vale 70 euro lasciando il momento? No, per me FIFA è un altro gioco. Allora, i calcisti in generale, che siano FIFA o PES, come gioco in sé 70 euro li vale perché è un gioco che giochi tutto l'anno. Però, diciamocela tutta, se uno volesse essere intelligente, cioè non intelligente, onesto, basterebbe un DLC per aggiornare FIFA. Magari FIFA potrebbe uscire una volta ogni 2-3 anni. E basterebbe un aggiornamento molto corposo, anche un DLC venduto a 20 euro per aggiornarti le rose, le maglie, i campi, eccetera, no? Però forse è chiedere troppo. Intanto cosa sono io qui? Supporto. Però FIFA secondo me è un gioco. FIFA o PES, comunque il calcistico di turno, gli sportivi, ecco, anche NBA penso. Sono giochi che secondo me valgono 70 euro perché sono giochi che comunque sono ricchi, ricchi, ricchi di modalità e sono giochi a cui si gioca tutto l'anno. Almeno io FIFA lo prendo a settembre, lo gioco fino a settembre l'anno successivo, o PES, insomma quello che è. Quindi per me quelli sono giochi che 70 euro alla fine li valgono, nel senso che poi comunque li sfrutti. Ecco, Evolve io sinceramente fatico a giustificare sto prezzo. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa. Mappa, non sapevo che col touchpad, vedete, ho scoperto una cosa che non sapevo. Ok, sto andando un po' per i fatti miei e sto sbagliando palesemente. Ero preso dalla chiacchierata. Però questo discorso è un discorso che mi sta molto a cuore, anche perché, ecco, e riprendo il discorso che sentivo fare da, forse Pregianza ne parlava. Riguardo The Order ultimamente, in uno dei live fatti recentemente, forse quello proprio il giorno prima della recensione, cioè l'altro ieri, sto giocando da cani per parlare. Dunque il fatto che secondo me io sono d'accordo quando dicono che il prezzo deve influire sulla. Non tanto sulla recensione ovviamente, ma sulla valutazione di un prodotto. Perché un determinato prodotto a un certo prezzo vale l'acquisto, ad un altro prezzo non vale. Evolve, se costasse 20 euro sarebbe un acquisto obbligato. Se costasse 20 euro. A 70 euro mi sento di sconsigliarlo a tutti. Per esempio. E io perché sto usando quest'arma? Ok, adesso mi metto a giocare, lo giuro, perché altrimenti mi illudo. No, più che altro è che sono rimasto isolato dal gruppo. E mi ha trovato il mostro.
Merda. Vabbè, fatti i danni, ragazzi. Eccomi. Eccomi. Ci sono, ci sono. Ci sono, assaltatore. Dacci dentro. Ecco. Allora. Adesso mettiamoci a giocare bene. Chiudiamo sto discorso. Dunque. Io vado ad alzare anche un pochino il volume. Non dà un'opzione per unirti. Vabbè, adesso perché sono in partita piena. Dopo sta partita provo a attimino a ricreare e invito chi vuole unirsi. Quindi rimanete lì su Evolve che appena finisce sta partita vi invito. Intanto aggiungetemi se volete giocare, non l'avete ancora fatto. Uccidete quella bestia! Penso io. Sistema. Sì, ma volevo farlo io il medico, uffa. Tracce del mostro. Eccole qua. Andiamo. Oh, è questo? Ok. Non dà il potenziamento sto coso? No. Con penetrazioni poligonali. Ecco, mostro al secondo stadio. O lo fermiamo adesso o non lo fermiamo più. Questa che arma era? Aspettate, io non mi ricordo. Ah, ok. E questo era? Ah, lo scudo era questo, giusto? Credo di sì, sì. Perfetto, ok. Allora. Ecco, poi questo l'avevo già detto nel live la scorsa settimana, visto che si sta verificando proprio in questo momento, lo ripeto, una cosa che non mi piace per niente di Evolve è che lo trovo, le partite spesso purtroppo estremamente noiose, perché si riducono a un girare a vuoto per la mappa per 10 minuti e poi l'azione si concentra tutta in un minuto di scontro in cui o vince il cacciatore, o vince il mostro, o vincono i cacciatori. Quindi di fatto è... a parte avevo detto, l'avete capito ormai, il gameplay da mostro lo odio abbastanza, non mi piace per niente. Il gameplay da Hunter, mi piace, se non fosse che si riduce spesso a un giro vagare a caso per la mappa per 5-10 minuti, per poi un minuto di scontro avvincente, ok, ma pur sempre un minuto. Perché in genere quando cacciatori e mostro si incontrano, difficilmente lo scontro dura tanto. Aia. L'abbiamo trovato? Eccolo. Siamo un po' di supporto. No, serve a me il supporto. Porca miseria, non sto capendo nulla. Niente. E muori, cavolo. Cavolo, stanno morendo tutti. No, sono morto anch'io. Ecco, come vedete, ha vinto il mostro. Beh, forse no.
Forse no. Tanto vediamo un po' di commenti. Allora. Per non parlare di quando il nabbo e il trapper li perdi in partenza, esatto. E beh, questo rientra nel fatto che vi dicevo prima, che sto gioco, se non giochi con tre amici, purtroppo ti perdi tantissimo, perché non basta avere uno o due amici. Paradossalmente basta uno solo che va per cavoli suoi, specie se ha un ruolo fondamentale come il trapper, e come dici tu, perdi in partenza. È un gioco che purtroppo ha troppi bisogno di troppi requisiti per essere goduto. Cioè, forse sì, è vero, se lo si gioca con gli amici poi diventa anche divertente, però cavolo, avere tre amici disposti a comprarlo è dura. Ciao Luck, tutto bene? Sì, grazie. Ok. Ora che sono a livelli più alti, il cacciatore non vince mai. Punto. Prenderai Bloodborne? Se sì, l'hai prenotato? Sì, lo prenderò. Aspettate che esco da sta partita, provo un attimino a ricreare. No, usciamo un attimino. Ok. Allora, vediamo se ho richieste da accettare. Non mi pare che erano arrivate richieste. Forse mi sono sfuggito, vediamo un attimino. Allora, invita amici online, vediamo chi c'è su Evolve. Diavolo Rosso è su Evolve, Evox è già in partita. Kirito è su Evolve, noi lo invitiamo. Basta. Basta, ok, perfetto. Ok. Allora, quanto l'hai prenotato di order? Se la domanda è rivolta a me, Tammy, l'ho prenotato a 60 euro la limited edition, quella esclusiva di Amazon. Per disblocchi un trofeo, sì, perché penso fosse la prima partita, perché questo è un account, è l'account secondario, non ci avevo mai giocato ancora, quindi penso sia dovuto a quello. Intanto siamo 4, quindi almeno facciamo un team. Certo, non saremo organizzati perché non possiamo comunicare, però facciamo la partita. Quando è il prossimo live su PES? Non lo so. Trofeo Pippa, sì, esatto. Ottima quell'offerta lì che dici tu, Vinzolo, l'ho vista anch'io. Parere veloce su Evolve, l'ho appena detto, l'ho detto prima che arrivassi, non mi piace. Più veloce di così non mi piace. Poi ecco, ho provato a fare un'analisi un pochino più dettagliata poco fa, mi sa che tu sei arrivato appena appena dopo, casomai poi domani riguardati soltanto la prima parte del live se vuoi la risposta un po' più dettagliata, perché ho appena finito di spiegarlo, quindi ripeterlo di nuovo sembrerebbe un po' ripetitivo. Poi cerchiamo di vincere, proviamoci, anche se vabbè, sì, non ha detto che non ce la facciamo. Project Morpheus, ci sarà un evento di 4 ore a San Francisco. Vediamo. Io sono molto curioso riguardo a questi visori. Sono anche un po' scettico, ne ho già parlato in passato, nel senso che non mi sembrano periferiche molto immediate. Tutto dipenderà dal prezzo, secondo me. No, finalmente posso fare il medico. Tutto dipenderà dal prezzo, quindi stiamo a vedere. Io sono molto curioso. Quindi nel tuo canale non fai Road to Mito? Se Road to Mito intendi diventa un mito su PES, no, penso che quella lì è una serie che lascerò perdere, anche perché sto già facendo Road to Division 1 su PES su Spazio, Road to Division 1 su FIFA sul mio canale,
mettere in altra serie calcistica. Ecco, poi arriverà Football Manager quando diamine esce la patch con gli aggiornamenti al mercato di gennaio, ma mettere in altra serie calcistica non è il caso. Elite Dangerous, tantissima roba, concordo alla grande. Xander, secondo te vale la pena prendere Next Gen in generale? Per me ancora no, ovviamente. Per me sì, per me sì. Per me sì, adesso ti spiego velocemente qualche motivo. Con chi vai alla Gamescom? Con la redanza di spazio? Non, no, cioè nel senso non mi sono organizzato con spazio, ovviamente mi sono organizzato con i miei mezzi, ma ovviamente se va spazio sarò anche lì con loro, se mi ci vorranno, se non mi chiuderanno le porte in faccia. Però mi sono organizzato per conto mio per il momento. Non credo che lo farò. Oh, scusa, perché no? Quel terrorsauro che ti ha Ah, dato ok, era un ottimo. animale. Io contro di lui. Così funziona. Allora, Questi discorso non next sono gen, intanto che animali, comincia la sono partita. intelligenti. Secondo me vale la pena, adesso i giochi, adesso non c'è più la scusa, i Non giochi ci non ci avevo mai sono, pensato. onestamente. Io sì. Nel Penso sempre in senso, questi giorni. chi ancora dice i giochi non ci sono, secondo me è un po', non voglio dire la volpe che non arriva all'uva, però chi giustamente non ha voglia magari di comprare, di mettersi una nuova console in casa e però giustificarsi in questo modo. È un discorso che valeva fino a Sanno 5-6 mesi sempre fa. l'uccello. Nell'ultimo autunno i giochi ne sono usciti, nei prossimi 5-6 mesi arriveranno pezzi da 90, mica da ridere, che sono esclusivi per le console di nuova generazione, quindi non è una scusa questa che regge più. Io inoltre continuo a dire, in questo sono un po' in controtendenza, che le console di nuova generazione sono uscite con prezzi molto aggressivi sul mercato, nel senso che console che al Day One costano 400 euro, 500 per Xbox, che poi è calata subito, ma comunque diciamo 400 euro. Cioè, se vi ricordate il Day One di PS3, io me lo ricordo ancora, la pagai 600 euro al Day One la PS3. Quindi, secondo me, già le console avevano un prezzo abbastanza aggressivo che poteva in qualche modo giustificarne l'acquisto. Ora che i giochi cominciano ad esserci, secondo me il passaggio può anche essere fatto. Porca miseria. Aspettate che se lo freghiamo subito a livello 1 sarebbe ideale. Ok, forse è il caso che io però mi metta a curare un attimo i miei compagni. No. Sbagliato, Armi scusate. potenziate, fate tutti fuoco contro Porca questa miseria, cosa, no. ora! Ma però deve essere tutti belli carichi. Muoversi! Oddio. Oddio. Dicevo quindi sì, semplicemente una console va comprata quando i giochi ci sono, i giochi cominciano ad esserci. A meno che uno non abbia un PC potente, insomma, da poter giocare i giochi decenti. In quel caso uno può anche non passare al next gen perché tanto al PC. A meno che non vuole le esclusive. Però se uno ha soltanto una PlayStation 3 o una 360, forse è ora che magari cominci a valutare l'acquisto. Se non proprio subito, comunque entro quest'anno, credo. Perché poi penso che da qui a Natale il passaggio generazionale avverrà del tutto. Nel senso che io non voglio poi più vedere multipiattaforma. No, non multipiattaforma, scusate. Cross gen, ecco. Già mi scoccia il fatto che Metal Gear debba uscire anche sulle console di vecchia generazione o altri giochi. È un po' una palla al piede, ecco, sinceramente. Ecco, abbiamo già vinto. Non ho fatto niente, tra l'altro, per vincere, vabbè. Buono. Trofei su trofei, intanto. Allora.
The Dark Shadow dice: io ho preso al day one la PS4. Finora ho giocato solo Assassin's Creed, Unity, Battlefield 4, COD, FIFA. Insomma, nulla di speciale. Beh, lasciati dire però che ti sei perso un po' di titoli. Perché, ad esempio, ti sei perso Infamous, Second Son, che è un gran titolo. Ti sei perso, vediamo cos'altro è uscito su PlayStation 4 di degno. Vabbè, cioè, ti sei perso anche una serie di titoli che sono usciti su PS4, ma che potevano essere giocati anche su PlayStation 3, effettivamente. Penso ai vari Wolfenstein, Watch Dogs, che se ne dica, un brutto titolo non era. Poi sicuramente non ha rispettato l'hype, quello è un altro discorso. Ti sei perso Destiny, a meno che non hai giocato su PlayStation 3. Ti sei perso cos'altro? Fatemi pensare che altro c'era. Comunque, insomma, ecco, il problema alla fine, per chi sto vedendo i giochi che ho, il problema è che sono tutti i giochi che sono usciti anche cross-gen. Ah, ok, perfetto. Però è quello il discorso. Se fossero giochi che fossero usciti solo next-gen, non staremmo facendo questo discorso, probabilmente. L'ombra di Mordor, giustamente fanno dare Jin Champion, non l'ho ancora giocato, ce l'ho qui da giocare, ma prima o poi lo giocherò. Esatto, One e PS4 non sono deludenti, sono acerbi, io concordo perfettamente. Nel pregi che si è perso Destiny. Ma vi dico la verità, Destiny ha lasciato quell'amaro in bocca anche me alla fine. Perché mi aspettavo molto di più, sono sincero. Però vi dico anche che Destiny adesso mi annoia terribilmente, non ci tornerei neanche se mi pagano. Però la noia è arrivata dopo 60 ore di gioco. Voglio dire, quelle 60 ore con i miei amici mi sono divertito parecchio. Il problema di Destiny è che, finiti i contenuti che c'erano nel gioco, non c'è più nulla da fare. Le missioni sono sempre le stesse. Bungie ci ha messo veramente del suo perché ha aggiunto pochissima roba. Il DLC non ne parliamo. Quindi questo. Però, diciamo che per quelle prime 50-60 ore di gioco Destiny mi ha divertito, la delusione è arrivata dopo. Anche in Famous First Light, giustamente. Chissà se quando vedrà gli altri sbranatori vorrà unirsi a loro. Sono animali da branco e Sì, noi poi siamo il problema cavalli delle presi. Remastered è Siamo quella è suoi un'altra sudditi. questione, purtroppo, Combatterà e che morirà andrebbe come noi. risolta. Adesso hanno annunciato anche Darksiders 2, io Libertà, mi chiedo speriamo di veramente il essere degni senso della di... sua devozione. Cioè, boh. Sì, esatto, io comunque vi invito sempre, l'invito che faccio sempre è quello di andare a guardare qual era il parco titoli di PlayStation 3 o di Xbox 360 nel Miseria. primo anno di Questa vita. roba E costa un occhio di quella andate a testa. cercarvelo su Google, Quanto vi parliamo? accorgerete che in realtà le console attuali Centinaia sono di messe molto milioni e molto come al meglio. solito trovano un Perché il primo accordo. anno di vita, io mi ricordo che al day Visto one che presi sono solo PlayStation sul 3 tecnico, molto e probabile che è possiamo veramente guadagnare con le mani nei qualcosa. capelli perché non sapevo che gioco comprare. Cioè, volevo troppo PlayStation 3 e la presa al day one. Però mi ricordo che presi Call of Duty 3, ma l'ho presi quasi tappandomi il naso perché sapevo che non era un gran gioco, ma il resto faceva ancora più schifo. Cioè, mi ricordo c'era Resistance che, mamma mia, boh. Poi c'era Echo Motorstorm che era carino, però non mi convinceva. Alla fine presi Call of Duty 3, cioè per dire che Day One era. Poi sento che si lamentano dei One di PS4 che pur non avendo grandi titoli aveva comunque delle buone cose. Quasi tutte multipiattaforma, è vero, perché a PlayStation 4 mancavano le esclusive al Day One. Però stanno arrivando anche quelle, quindi alla fine. Io non la vedo così nera. Io credo che intorno a questa generazione e ai giochi che stanno uscendo in questa generazione ci sia tanto. Tanto odio quasi ingiustificato. Penso al caso Watch Dogs, penso allo stesso The Order, che ok. Stiamo vedendo dalle recensioni che forse non è il titolo che ci aspettavamo, ma lo sappiamo adesso. Cioè, adesso col senno di poi, dopo che uno ci gioca, può dirlo. Su The Order si sentono dire cose ben poco carine da già da un bel po', ed era abbastanza immotivato prima. Quindi, boh. Allora. Cos'è tutta sta...
sto bestia qui. Poi un po'. Ecco, il trapper è morto, bene. Aia. Sono morto anch'io. Male. Aiuto, aiuto, aia, niente, non riesco, no, ok, forse l'ho fatto scendere giù, è già risalito, niente, quindi sono morto, non vi attaccanisci sul mio cadavere, sono morto. Che discorso fai? Non ha senso se hai una torta bellissima che sai ha un gusto di merda, cosa fai? Continui a farla vedere ma non la fai assaggiare. Non ti seguo, Iceman. Questo è il problema. Di The Order si è vista solo la grafica per mesi e mesi. Si sapeva avrebbe avuto un gameplay ok, ma una longevità, libertà, me. Allora, a parte no, perché questo è un luogo comune. Di The Order si è visto, non è vero che si è visto poco, ragazzi. Io di Order ci ho già giocato alla Games Week a ottobre, per esempio. Si era già visto del gameplay quando ci ho giocato io, quindi non è che lo vedevo per la prima volta. Si sapeva com'era il gameplay, si sapeva che era un TPS puro, stile Gears. Quindi non capisco cosa c'è che non avete visto di The Order. Sulla libertà non è un problema, non capisco perché deve essere un problema il fatto che il gioco sia su binari. Cioè non è che se il gioco non è open world fa schifo. E capisco che adesso è la moda del momento. Il problema di The Order è che quel gameplay, se non è accompagnato da una storia bellissima e da un ritmo sempre molto alto e costante, inevitabilmente diventa palloso. E io adesso ancora non l'ho giocato perché sto attendendo che arrivi la mia copia a casa. Da quello che ho capito, The Order ha proprio questo problema, ovvero quello di non avere un ritmo e una longevità soprattutto che lo rendono un gran gioco. E quello è il problema, perché poi mi sembra anche di aver capito dalla recensione di Spazio che comunque i personaggi sono bei personaggi, la storia di fondo anche, il problema è più che altro la narrazione e la longevità. Però ripeto, adesso non voglio neanche parlare troppo di un gioco che non ho neanche mai giocato, quindi poi di questo poi ne parlerò. Però non è che se un gioco non è open world, free roaming e non dà libertà è brutto a prescindere, perché io vi ricordo che The Last of Us è un gioco su binari. È un gioco in cui la libertà non esiste. Eppure è un gioco meraviglioso, quindi. Poi per il resto sì, sulla longevità, sì. Però io vorrei sapere, la gente che lo criticava sui forum prima, sulla base di cosa lo criticava? Non conoscendone la storia, non conoscendone la longevità, non conoscendone niente. Questo intendevo io. Ottimo, abbiamo vinto di nuovo. Andiamo. TPS stile Gears, sì, Shadow. Allora, tu scrivi Gears come TPS è 10 volte superiore. Ho capito, sarà anche superiore come qualità, ma il genere è lo stesso identico, Non è che non è lo stesso genere, io quello sto dicendo. Alla Gears per indicare il sistema delle coperture, non per dire che è uguale. Esatto, Vinzolo ha capito al volo. Poi non solo le coperture, proprio il sistema di shooting, tutto quanto.
Ah, non è quello che intendo. Ok, il discorso è un po' più complesso. Vabbè, tanto siamo qui. Io criticavo sulle ipotesi che ci siano intorno, nate da una gestione non proprio magistrale della campagna di marketing, divulgazione di info relativa. Allora, qui sono d'accordo, Iceman, nel senso che qui però andiamo, vedi, io questo lo chiamo l'effetto watchdogs. Ormai io darò sempre questo nome a questo tipo di dinamica, per cui spesso i danni al giorno d'oggi li fanno non la qualità effettiva del gioco e non il lavoro che viene svolto effettivamente sul gioco, ma quello che viene detto agli sviluppatori, che spesso si riempiono la bocca di tante cose, di troppe cose. Lasciatemi dire che io ho letto negli ultimi 3 giorni più dichiarazioni di Andrea Pessino che di Renzi, per dire. E c'è qualcosa che non va, cioè, tu sviluppatore, fai il tuo lavoro e stai al tuo posto. Perché se dopo dici questo, dici quell'altro, a quel giornalista dici questo, poi lasci quel tweet, quella dichiarazione su Facebook, rispondi così a un fan, poi la gente, non dico che si fa, no, sì, crea aspettative, anche giustamente. E quindi secondo me bisognerebbe parlare un po' di meno e forse lavorare di più. O anzi, lavorare di più non lo so, perché io non credo che non ci sia lavoro dietro di order, tutt'altro. Ma magari parlare meno. È il problema che ha avuto anche Watch Dogs, che un brutto gioco non era. Ora passerà alla storia come un gioco di merda. Perché effettivamente è stato un flop, ma è stato un flop in relazione alle aspettative gigantesche che si era creato. Watch Dogs non era un brutto gioco, ma non era ovviamente il capolavoro che ci si attendeva. Gli Uncharted sono più liberi di The Order, non scherziamo. Ma se mi dite dov'è la libertà in Uncharted, forse ve lo ricordate male. In Uncharted non c'è libertà, è una forse un'illusione, ma non c'è, è un corridoio Uncharted, eh? Tutti e tre, anzi 4, ci metto anche quello del PS Vita. Anzi, tant'è che dicono che dal 4 forse sta cosa cambierà, ci sarà un po' più di libertà. Ma occhio, che Uncharted è linearissimo, così come The Last of Us, assolutamente. Io, vedete, quando si dice che Watch Dogs è roba buttata a caso, io vorrei vedere se Watch Dogs fosse uscito un po' in sordina, senza che nessuno ne parlasse così. Secondo me avremmo parlato di una bella sorpresa, perché Watch Dogs è, io lo continuo a dire, è un buon titolo. È meglio di molti Assassin's Creed che si vedono ultimamente, tanto per dire. Purtroppo si porta dietro quella fastidiosissima demo vista alle 3 di 2 o 3 anni fa ormai. Più tutto il rumoreggiare che c'è stato prima dell'uscita del gioco, il rinvio, aspettative e controaspettative. Il problema di Watch Dogs è stato quello lì. Il gioco era un onesto gioco, non un capolavoro assolutamente, ma neanche da buttare via così. Che miseria. Niente, andare a dare una mano perché sennò così non serve a niente. Ok, fermo un attimo. Allora. Sì, mi sono d'accordo con Vinzo. Ecco, pensate se Watch Dogs fosse stato una sorta di indie o comunque un progetto a più basso budget. Cosa avremmo detto? Anche la chat, aspetta, non crepare, non crepare. Ma siamo rimasti in due? Credo di sì. Tra l'altro questo è un bot. C'è scritto Hank.
Ok. Occhio al mostro, c'è il mostro! Porca miseria. Sì, anzi può giocare. Vabbè. Balliamo, tesoruccio! Lancia una pietra! Vediamo che si dice. Sì, sì, no, l'ho visto che era un bot quello. Ho capito, ma c'era solo lui. Sì, ma so. Sto anche giocando un po' a cavolo, anche perché mi sto facendo prendere dai discorsi che state facendo in chat e li trovo molto interessanti, quindi. No! Caccia la miseria, Ania. Questo si può rianimare? No. Oddio. Non è uno scenario vincente. Assaltatore, ti copro io. Dai, dai. Sta prendendo roccia. Assaltatore. Porca miseria, è salito da me. Aiuto, ecco. Niente, sono morto male. Allora. Diamo un senso a sta partita. Oh. Uccelli spazzini in cielo. Scudo sta finendo. Scudo è finito. Mine pronte. Ce l'ha con me, ce l'ha con me. Assaltatore! Ti copro io! Niente può farmi male! Cioè ragazzi, dai, fatelo fuori, sì. Scudo quasi scarico! Scudo finito! Roccia! Ho bisogno di cure mediche qui! Attenzione, non crepate! Morto, ma era un bot, cavolo. Maria, ti farò fuori. Maietta ha preso una roccia. Via. Un uomo dietro. Fatti di
Abbiamo vinto. Allora, sto leggendo un po' di commenti, per quello. Sto un attimo in silenzio, sto recuperando un po' che è rimasto indietro. Il senso del pre-order, dice Gando. Sì, il senso del pre-order è... quella è un'altra commercialata. Comprare il prodotto a scatola chiusa ha senso se è il gioco che aspetti da tanto o se tramite pre-order riesci a risparmiare sul gioco. Io per esempio faccio molti pre-order perché magari riesco a risparmiare tantissimo sui giochi. Magari trovo a, che so, per dire, a 10 euro in un negozio un gioco che in un altro punto vendita viene valutato 30 euro, ne compro due copie e mi sono pagato un gioco al day one. Ma lo faccio solo perché risparmio, perché quando non trovo l'offerta assolutamente aspetto, e aspetto magari anche che cali il prezzo. Però il pre-order fatto a scatola chiusa pagando il gioco 70 euro, a meno che non è il gioco della vita e già lo sai, tipo, per esempio, io lo farei veramente per pochissimi giochi, lo farei per esempio per Metal Gear 5, Uncharted 4 e pochissimi altri giochi al day one a scatola chiusa pagandoli anche prezzo pieno, no. Sei forte come medico Xander, ma insomma, io sul gioco non sono forte come niente, ma ti ringrazio del complimento, Sparta. Poi esattamente Sora, sto mi portando Bloodborne Special Edition portando Mordor pagato 15 euro, esatto. €20 per Bloodborne, esattamente quello che faccio io. Allora, io ad esempio vi dico che con questo metodo qua ho praticamente due copie prenotate di The Witcher, perché non ci sono giochi che mi interessano in uscita e pur di non perdere il credito, intanto l'ho bloccato così. Diciamo che con i pre-order che fanno alcune catene si risparmia un sacco, ecco, se c'è un'utilità è questa. Il fatto che se uno sa dove cercare è un minimo, insomma, sa un minimo dove andare a cercare i giochi, si riesce a risparmiare parecchio. Ok, buonasera da Destroyer 85. Oh, ciao Raf, buonasera. Quali catene fanno queste offerte? Tutte. GameStop, Feltrinelli, MediaWorld, Saturn, Unieuro, tutti. Cioè, nel senso, un po' tutte le catene, anzi, no, forse Unieuro ne fa diverse, cioè le fa, ma fa, conviene per altri motivi. Però tutte le catene, in genere, se porti un usato, prendi il nuovo a tot euro, per dire. La classica promo che vedete da GameStop, portaci due giochi e paghi il titolo X 19,90, 99, 98, per esempio. Però ecco che se tu i due titoli che devi portare li trovi a 10 euro da qualche parte, 10 euro l'uno, ecco già che il titolo al day one lo paghi 40 e non più 70. E a quel punto lì conviene perché lo sta prendendo quasi a metà prezzo.
Aia. Mi hai fatto male, bestia. No. Questo è proprio il motivo per cui le partite mi annoiano terribilmente su Evolve. Tutte uguali. Allora. Sì, un minuto ci abbiamo messo. Ma non devi fare solo danno, Xander. Lo so, ma tanto era inoffensivo sto mostro. L'abbiamo preso subito allo stadio, al primo stadio. Le liste della Feltrinelli e Mediaworld chiedono giochi più vecchi. Esatto, esatto. Il problema è trovarli a poco. Mediaworld fa buone offerte, ma dipende dai magazzini, sì. Aspetti più Metal Gear 5, Uncharted 4? Io Uncharted 4. grande Ginchamp. Ora se fissate attentamente Xander potrete vedere la gioia nei suoi occhi. Mamma mia. Era pregi il mostro, no. Come mai ti stai facendo del male fisico con questo live? Ragazzi, è il gioco del momento, Evolve. Questo è un altro gioco che tra l'altro ha avuto un hype. Anzi, ormai il gioco del momento è The Order, però visto che ancora mi deve arrivare, andiamo col gioco precedente. No, ma infatti, cioè, basta, io lo dico adesso, ma io credo, non so, chiedo anche a voi, ma... Ora, per me da giocare è abbastanza noioso, Evolve. Ma da guardare i live su Evolve quanto sono divertenti dopo la terza partita. Perché io me lo chiedo sinceramente. Perché non andate di digital anche voi che possiedete PS4? Io Iceman. Allora ti spiego. Ti dico la mia almeno. Per vari motivi. Non vado di digital su PS4 per tanti motivi, anzi. Il primo, beh, che sono un vecchio nostalgico, amo le custodie fisiche, sono collezionista, ma questo è un problema mio, quindi mettiamolo da parte. Ma ci sono dei motivi oggettivi per cui secondo me ancora non conviene comprare in digital su PS4. Su PC c'è Steam, o comunque ci sono le key che si trovano ovviamente a prezzi stracciati. Su PS4 quando un gioco esce in digitale costa 70 euro, tanto quanto in negozio. E anche per chi non è materialista come me che vuole il gioco fisico, comprare il digitale significa scaricare 30, 40, a volte 50 GB. Che non solo con le nostre connessioni ci vuole una vita. E, tra parentesi, su PS4 non c'è neanche il pre-scaricamento. Ancora non per tu, anzi c'è poi pochissimi giochi, credo. Ma soprattutto l'hard disk della console, da 500 GB, si è rivelato molto meno capiente di quello che sembra. Perché sembrano tanti 500 GB, forse lo erano per la scorsa generazione. Io ad esempio che non compro nulla in digitale, ho tutto fisico, fatico ad avere spazio per giocare, per avere installati i giochi a cui gioco. Cioè io ho costantemente l'hard disk pieno, costantemente, perché già solo l'installazione del gioco pesa tantissimo. Doverlo tenere tutto installato sulla memoria della console, o giochi pochissimi giochi alla volta, oppure diventa effettivamente un problema. Quindi ecco, per questi due motivi principalmente. La capienza degli hard disk ancora piccolina,
A meno che uno non espande, mettevo da 1 TB o anche di più. E poi, soprattutto, il fatto che non conviene perché sui console in digitale... Come dici tu, ecco, ho visto anche che scrivevi che online si trovano prezzi comunque buoni, suppongo, per i codici, però... Online si trovano prezzi anche molto buoni per le versioni retail dei giochi, basta saper cercare. Quindi la differenza di prezzo purtroppo non è accentuata come è su PC. Perché su PC il gioco al day one te lo porti a casa quasi con 20-30 euro. E su console questo ancora non succede, quindi... Ancora non vedo validi motivi per comprare online, cioè per comprare comunque i codici. Allora, aspetta un attimo che leggo un attimo i commenti. Ok. Ma dai, raga, chi lo sta guardando? Xa registra una partita e rimandala, tanto non ce ne accorgiamo. Questo è il commento più bello della serata. Ma anche perché se dai registro non se ne accorge nessuno, perché sono tutte molto simili. Leggevo che qualcuno prima scriveva, adesso mi è sfuggito il nome, l'ho letto prima di sfuggita, che ai livelli più alti, scusate, le partite sono più variegate, più differenti, insomma, quindi suppongo anche più belle da giocare e da vedere. Il problema è che per arrivare a livelli alti bisogna giocare a ripetizione queste partite, cioè, non so, io non ce la posso fare. Ve lo giuro, non ce la posso proprio fare. Ecco, ora, se un giorno qualcuno vorrà estorcermi qualche informazione che io non voglio divulgare, prendetemi, legatemi una sedia e costringetemi a fare 6 ore di evolve consecutive. Vi dirò tutto quello che vorrete sapere. Allora... Fantastico spot sto facendo per il gioco. No, la mia opinione ovviamente. Io lo dico sempre, ragazzi, ricordatevi, quello che dico è opinione personale, salvo alcuni ragionamenti che ritengo un pochino più oggettivi, ma ve lo dico sempre. In genere per il resto è tutta mia opinione. No, non lo platinerò mai. Sì, Vinzolo, me l'hanno mandato da spazio, altrimenti... mi hanno mandato apposta per farci live e video, è il mio compito. No, ma io l'avevo detto, io in questo gioco non ci avrei mai speso... Ma ripeto, come ho detto prima, anche se il gioco fosse stato bello, e per me non lo è, cioè se anche il gioco mi fosse piaciuto... Avrei comunque aspettato che calasse sui 30 euro per acquistarlo, perché a 70 euro veramente penso a mille modi migliori per spendere 70 euro. Non posso arrendermi ora. Ah. Griffin è stato eliminato. Il trapper è morto, ma il trapper è quello che muore sempre per primo. Che facciamo? Lui è un bot. Tu sei Evox, quindi devo comandare io. Io non so dove andare, ragazzi. Io non so come cercarlo, sto mostro. Sarà lì. Andiamo là. Ci siamo. Lo vedo. Laggiù. Chi vedi? Aia! Aia, uccide il mostro. Ok, io sono il medico e faccio il medico. Voi uccidetelo. Lo so, questa cosa ha bisogno di molto tempo. Aspettate.
Forza ragazzi, forza. Aia. Aia ce l'ha con me, aia ce l'ha con me. E a me chi mi copre? Aia. Dai che fra poco torna anche il trapper. Non morire. Aia. Dai, dai, dai. Lo stiamo lentamente uccidendo. Sta crepando. Aia, sono crepato io. Poi mi culo la faccia poi. Dunque. Missione compiuta. Andiamocene. Abbiamo vinto. Strano. Allora. Ok. Quando non si ha il team okay, a disposizione la bestia è la scelta. Che è il ragionamento che avevo fatto anche io prima di annoiarmi terribilmente giocando col mostro. Non penso, non è una scelta che non farò mai più. Preferisco annoiarmi come cacciatore, che almeno è un po' meno noioso. Ciao il creeper. Alexander, guarda. Guarda sulla mia domanda. Cos'è, cos'è, cos'è? Quale domanda ho? Ma sono persa? Ah. Sei contento di essere entrato nel team di spazio? Che ti aspettavi all'inizio e cosa pensi ora dopo circa 6 mesi? Ah, la domanda scomoda. Allora, spazio è una merda, no, scherzo. Allora, no, in realtà già mi hanno fatto una domanda del genere spesso nei live, me la fanno. Tirando le somme dopo 6 mesi non posso lamentarmi assolutamente, perché ho la possibilità di collaborare con persone che prima seguivo da semplice utente, anzi da un sacco di tempo seguivo, e quindi è un piccolo sogno che si è realizzato, non l'ho mai nascosto. Perché sì, perché prima era uno come voi che commentava i video di spazio, che seguiva i live, così adesso mi trovo io stesso a fare live per spazio ed è un onore, e anche un piccolo orgoglio personale. Per quanto riguarda l'esperienza, non mi lamento, credo che tu, Ginchamp, sia stato più sfortunato vedendo dalle grane che ti stanno capitando per le mani. Io non mi lamento. Non mi lamento perché alla fine faccio per spazio quello che comunque già facevo per il mio canale. Quindi non mi cambia molto la vita. Però in più ho l'onore di fare queste cose per uno dei più importanti network in Italia. E quindi semplicemente un onore. Poi ripeto, umanamente, nel senso, con le persone di spazio mi sono trovato benissimo. Quindi da quel punto di vista lì neanche a dirlo. Per quanto riguarda il lavoro pro materiale che devo fare, ecco, se qualche volta ci scappa l'evolve di turno, va bene uguale, comunque sia,
Mi sono comunque ritrovato un gioco che altre persone ci hanno speso dei soldi, quindi non posso di certo lamentarmi. A volte è Evolve e rimango magari un po' deluso dal gioco, a volte è PES, mi ci sto divertendo un sacco, lo sapete, sto continuando a fare video, probabilmente andrò avanti con PES fino alla fine della stagione, quindi poi lì va male, va bene, dipende cosa ti capita per le mani. Credo che tu, Jinchamp, come giochi sia stato un pochino più sfortunato. Però no, beh, il mio bilancio dopo 6 mesi è positivissimo qui su Spazio e mi ritengo fortunatissimo ad aver avuto questa opportunità. Come sono bravo con la diplomazia, eh? Sto scherzando, è tutto sincero quello che ho detto. Allora sono il supporto adesso. Bene. Si è bloccato. Oddio. Oh, frame droppati non ce ne sono. Perfetto. Mi hai fatto un attimino temere il peggio. Sì, ma ti aspettavi questo prima o te l'immaginavi diverso? No, esattamente come me l'aspettavo. Anche perché poi alla fine quando mi hanno contattato mi hanno spiegato benissimo quello che avrei fatto e... ed è stato per filo e per segno come me l'ero aspettato. Decisamente. Anzi, se c'è una cosa è che devo dire, se c'è una cosa che è andata non proprio come mi aspettavo ed è andata un pochino meglio del previsto, è stata proprio l'accoglienza da parte non tanto dei membri dello staff di Spazio, vabbè, cioè, nel senso, ripeto, un pochino li conoscevo già essendo loro fan da fuori, tra virgolette, comunque seguivo già i live della redazione, seguivo Spazio da un sacco di tempo, quindi sapevo benissimo con chi mi trovavo davanti più o meno. Quindi lì non è stata una sorpresa trovare delle belle persone. È stata una bella sorpresa trovare una bella accoglienza proprio dall'utenza di Spazio Games, che mi ha accolto abbastanza bene. Poi qualche hater c'è sempre, qualche critica giusta, quelle però non mi danno fastidio. Io mi riferisco più che altro ai bimbi minchia che mi dicono tanto per dire. Quello purtroppo varia non tanto in base alla persona che fa il gioco, ma in base al gioco. Ci sono alcuni giochi che focalizzano su di sé le attenzioni di tantissimi bimbi minchia. E quindi se ti trovi ad avere a che fare con il gioco in questione, automaticamente hai a che fare con i bimbi minchia. Però a parte questo, dicevo, l'accoglienza da parte della community è stata, quindi da parte vostra sostanzialmente, è stata più calorosa di quello che pensavo. Avevo un po' paura di arrivare, ho detto adesso cominceranno a vedere i miei video qua su Spazio, vedranno che magari Spazio è aperto un po' agli youtuber, peraltro youtuber di bassa lega, quindi cioè, come sono io di fatto, perché non è che sono un big, quindi ho detto adesso chissà che penseranno, insomma. No, sono entrato un po' in punta di piedi, avevo un po' paura di questo, invece alla fine poi siete stati fantastici anche voi, quindi se c'è una cosa che mi aspettavo diversa era l'accoglienza, invece è stata fantastica anche quella, quindi va bene. Allora, cos'è sta roba? Vediamo un po', io mi ho perso un po' di commenti qua. Tanto che chiacchieravo e giocavo. Ma come, quanto ti hanno pagato? Come sta andando il live? Abbastanza bene. Abbastanza bene, perché stasera c'è una chat bella vivace, per fortuna, che mi sostiene. Che ha detto negli ultimi minuti? Si era bloccato? Niente, stavo un po' tessendo le vostre lodi. Quindi ti sei perso il tuo momento di gloria, Vinzolo. farai live con Mick e Noda? Più no che sì. Non per scelta mia, chiaramente, nel senso che loro hanno chiuso il canale, quindi non è una cosa a cui credo siano interessati. Menzo già diverso.
Mannaggia Ginchamp, mannaggia. Allora. Cioè, stasera sono talmente tanti commenti in chat che non riesco a starvi dietro. Allora, di nuovo supporto. Vai, vai. Che ore sono? 22:44. Dai, direi che andiamo avanti ancora fino alle 11:20, 11:30. Poi ci salutiamo. Allora, esatto, Jin Champ, la chat è frizzantina perché ci sei tu. Ma tu non, scusa, ma tu non dovresti avere la connessione impegnata nel download di un fantastichérrimo gioco. Ciao Lorilollo, intanto. Come fai a seguire anche il live, Jin Champ? Come, che gioco è? Come che gioco è? Ma c'è scritto, sì, c'è scritto. Che gioco è? Che ha fatto la Juve, suppongo abbia vinto. Granate curative pronte. Bene, meglio di così non va e non c'è nessun altro, quindi ci accontenteremo. Ah, ok. Turbo velocità. Un po' di coglionaggine pura, bene. Prendiamolo come un complimento. No, dico, cosa si deve fare? Cosa si deve fare? Si deve girare per la mappa 10 minuti, trovare il mostro, ammazzarlo e poi si ricomincia. Giri per la mappa 10 minuti, trovi il mostro e l'ammazzi. Se sei il mostro, scappi 10 minuti, ti trovano, li ammazzi e ricomincia il gioco. Questa è la mia recensione personalissima di Evolve. Oddio. Ecco, abbiamo trovato il mostro. Adesso lo ammazziamo. Ci ammazza lui. Aia. Devo farla ricaricare, stanno. Facciamo così. Andiamoci due tanti, va. Oh, così. Missili rotti. Aia. Abbiamo già vinto, quanto ci abbiamo messo? Tra l'altro sto sbloccando una marea di trofei, fosse stato il mio account principale. Allora, ciao, grazie Salvatore. Ah, esatto, il mostro ha ragione. Il mostro mangia animali strani per sopravvivere per 10 minuti. E se sopravvive 10 minuti ha vinto, giusto? Grazie della correzione. Bellissimo Jin Champ che scrive Evolve visto dai vari punti di vista. E quello di Fires mi fa morire. Minchia figata. È sempre lo stesso il mostro, non ho fatto caso. Sì, è sempre lo stesso, anche perché penso che per sbloccare gli altri due mostri ci voglia un bel po' di gioco. Trofeo non guardare la chat, gioca. Allora, ah, ti ho scritto 50 volte, se riesci vai a rivendere il mio, cos'è? Vai a rivendere i miei commenti, vediamo se li ritrovo al volo, altrimenti dovrei scrivermi per la 51esima volta. No, non ti trovo. Ah, forse questo. Da qualche minuto comincio a seguire con maggiore frequenza spazio. Me ne sono innamorato per la grande. Ah, sta scendendo la chat. Per la grande.
mi sono perso. No, aspetta. Competenza che hanno tutti e anche tu, caro Xander. Grazie, Pocio. Si vede che sei giovane, ma ne sai già una figlia. Ti ringrazio, troppo buono, troppo buono. Grazie davvero. Thank you. Final Fantasy XV deve essere mostruoso. Ma sai, Pocio, che io ad esempio sono un assolutamente un babbano. Non ho mai giocato un Final Fantasy, neanche uno. No, forse ne avevo giocato uno su GameCube perché me l'ero ritrovato per caso, ma cioè, dei Final Fantasy veri e propri non ne ho mai giocati. E il 15 mi attira. Quello forse potrebbe essere il mio primo Final Fantasy. Adesso so che arriveranno i puristi a dirmi in chat, giustamente, recupera questo, recupera quello, perché so che ce ne sono di bellissimi indietro. Però adesso di mettermi a recuperare cioè i Final Fantasy non ho voglia, anche perché ho talmente tanti giochi già arretrati che se metto anche Final Fantasy non esco più vivo. Però il 15 potrei veramente prenderlo. Ah, sei uscito. Aspetta. Esco un attimino dalla partita e ricreiamo un attimino la lobby con chi. Con chi sta. Con chi vuole giocare, insomma. Se avete questo coraggio. Allora. Ciao Gando. Sto recuperando con l'ultima dichiarazione. Ah, ok. Ah, beh, penso, suppongo ti riferisci a Final Fantasy, Gando. Ok. Appunto. È per quello esattamente, per quello che non lo recupero, non mi metto a recuperare Final Fantasy. Perché ci vorrebbe veramente troppo tempo. Già mi sono preso, e è un grande impegno, ho preso i Kingdom Hearts, ce li ho lì, e quelli voglio giocarli, però cioè già quelli mi porteranno via, credo, uno sfottio di ore, anche i Final Fantasy non ce la posso fare. Esatto, Pocio 088, vedi, abbiamo una cosa in comune. Immaginavo, Gando. Piuttosto, perché non riproponi Mario Kart? Sì, no, si può fare, Jin-chan, si può fare, in effetti. Adesso, quando avremo magari un po' meno uscite, meno roba nuova da far vedere, magari già dalle prossime settimane, sì. Ci dovrebbe anche rifare un Mario Kart. Allora, ributtiamoci in partita, dai, ci facciamo le ultime... Stavo per dire le ultime due o tre partite, ma qui le partite durano 3 minuti, quindi ce ne facciamo anche 10 da qua alle 11:30. Facciamoci, anzitutto creiamo la lobby con gli amici. Allora, mi consigli di acquistare GTA 5 versione originale 10 euro subito GTA 5 sempre, cioè se avete l'opportunità di giocarlo anche a 10 euro, porca miseria, sì. Payday 2 su PC. No, non ce l'ho. Payday 2 ce l'avevo su... No, non è vero, il 2 non ce l'ho proprio. Avevo il primo Payday. Però su PlayStation. No, comunque non ce l'ho. No, ma Payday non mi fa neanche impazzire, ti dico la verità. Allora, vediamo un attimino qua. Chi c'è rimasto su Evolve? Evox. Diavolo rosso, se vuole, lo ributtiamo dentro. E via. No, ci ho messo uno di troppo. Tu no, scusami. La giornata GTA Online, non disturbiamolo. Ho appena trovato un Messi Tiff. Via. Lo consigli di Order? Non l'ho ancora giocato, sto aspettando che mi arrivi. In quanto tempo è finito platinato Transistor? Transistor si finisce in 6-7 ore. 7 ore, diciamo, dalla prima run uno se la fa con calma, dura 7 ore. Si platina con 15 ore, ragazzi. È giusto il tempo di due run più le sfide. Sì. 6-7 ore per la prima run, 15 ore si platina Transistor. Bellissimo, mi piace un sacco Transistor. Qualche streaming su Foot? Beh, in genere se ne occupa Whites di quelle cose lì su Spazio. Non so se la farò poi sul mio canale, ma
Ormai Foot mi è proprio sceso di interesse, sapete? Anche con tutti i movimenti dei prezzi che ci sono. Boh. Ho un po' stancato Foot. Allora. Vabbè, se Transistor dura 6 ore allora fa schifo, cheat. Grande Jinchamp. È in formissima Jinchamp stasera. Niente, vedo che non arriva nessuno, quindi io aspettiamo ancora un po'. Dopodiché mi butto in partita. Ah, Transistor, dici, Gando. Ma io dico la verità, Gando, io Transistor l'ho trovato un gioco molto equilibrato, mi viene da dire, perché il gameplay è fighissimo. È veramente figo. E il fatto che il gioco duri 6-7 ore, non di più, è il giusto, perché se il gioco fosse durato 10 ore, per dire, mi sarei annoiato probabilmente. Però il gioco dura il giusto, cioè finisce quando deve finire. E per quella durata lì, io credo sia perfetto. A me non ha annoiato, poi è chiaro che sono gusti. Cioè, se ti annoia quel tipo di gameplay, probabilmente Transistor non lo digerisci. Però anche col fatto che comunque puoi scegliere se giocarlo in tempo reale come un action puro alla Diablo, oppure come uno strategico barra RPG a turni, lo rende più figo, ecco. Cioè, lo rende un'esperienza personalizzabile. Quindi io ripeto, dura il giusto. Se fosse durato di più, probabilmente sarei d'accordo con te, sarebbe un po' stancato alle lunghe. Però si ferma, finisce dopo 6-7 ore ed è il giusto. Mi ha dato fallito. Aspetta che ti rinvito. Ci riproviamo. Allora, Far Cry 4 lo consigli? Non l'ho giocato. Far Cry 4 è sulla lista di giochi che devo recuperare assolutamente, insieme a Devil Within e a Dragon Age. Vabbè, intanto vi rinvito a tutti e due, poi chi vuole entrare entra. Che tipologia è Transistor? È un GDR. È un gioco di ruolo abbastanza... ma sì, abbastanza classico alla fine. Che può essere giocato sia in tempo reale sia a turni. Sistema di combattimento abbastanza carino. Ambientazione... ma un po' steampunk, un po'... sì, futuristica, un po' così, visuale isometrica, la Diablo, per capirci. Molto molto carino, considerando che è gratis per questo mese, ecco, approfittatene, almeno provatelo. Sì, tra l'altro Transistor, cioè a prezzo pieno costa sui 15 o 20 euro, forse 20 euro, però ripeto, è gratis adesso, quindi approfittatene subito. Sì, poi ecco, artisticamente è bellissimo, le musiche sono spettacolari e aggiungo anche il doppiaggio, è bellissimo. A me è piaciuto anche molto molto il doppiaggio. La storia anche di Transistor è molto romantica, bella, ma mi ha preso anche abbastanza. Niente. Vabbè, non ti fa entrare. Ah, ok, non ti va, perfetto. Vabbè, allora vado intanto, mi faccio le ultime partitelle così. Dragon Age lo sto giocando e davvero c'è una marea di cose da fare. Peccato che non l'hanno doppiato in italiano, intendo l'audio, certo. Una marea di cose. Io su Dragon Age ho solo un dubbio, anzi spero che tu magari, Pocio, che lo stai giocando, e anche chi di voi l'ha giocato possa rassicurarmi. Io ho paura che Dragon Age possa risultare troppo dispersivo. Vi faccio un esempio per capire. Io non digerisco purtroppo i giochi Bethesda. Io ho provato Oblivion, ho provato Skyrim, ho provato Fallout 3 e ho provato a giocare di recente anche a The Elder Scrolls Online. Tutti i giochi che ho abbandonato a metà perché li trovo troppo troppo dispersivi. Devo stare attento anche con Dragon Age Inquisition, rischio che fa la stessa fine? Perché quello che mi dicono un po' tutti è che è un gioco enorme, con tantissime cose da fare. Non che la cosa non mi piaccia, però io amo anche il gioco che comunque ti traccia una linea guida da seguire. Poi le secondarie ok, però... non so se riesco a spiegarmi. Dragon Age mi sono perso dopo 2 ore di gioco. Ecco, è proprio di questo che ho paura. Comunque lo proverò, in ogni caso lo proverò. Però ecco, un po' sto dubbio su Dragon Age. Non metto in discussione assolutamente la qualità del titolo, ma...
infatti, secondo me la energia è dispersiva se la metti così. Comunque lo proverò, perché merita assolutamente una chance. Forse peggio di Skyrim, addirittura. Porca miseria. Vabbè, comunque poi vi aggiornerò se quando lo recupererò. Adesso sto aspettando, ecco, Dragon Age è un gioco che non cala per niente di prezzo. Sto aspettando un calo, ma... Oddio, che è sto lag. Ok. Dragon Age è un gioco che non cala mai. Sto aspettando, ma non riesco a trovarlo a un prezzo decente. Comunque appena cala poi lo giocherò, ci proverò, quantomeno vi farò sapere poi. Beh, però il fatto che la qualità delle missioni secondarie sia più o meno come quelle primarie è buono. Però c'è questo rischio, vabbè. Lo proverò comunque. Lo proverò. Vediamo di curare sta povera gente, va. Ho capito, io ti curo, ma se continui a lì a farti picchiare... Il trapper è morto, il trapper è sempre il primo che se ne va. Intanto curiamolo. Ok, siate furtivi. Parola di Zeus. Dai, su. No, non dico che sia un difetto oggettivo quello di essere dispersivo, sono io che purtroppo non digerisco tantissimo. Cioè a volte, non so, ripeto, mi piace anche che il gioco mi guidi un pochino, non troppo, però un pochino una linea guida da seguire ci deve essere. Spero che Dragon Age mi faccia questo effetto, perché so che è un gran gioco, su questo non ho dubbi. Vorrei riuscire a godermelo, ecco. E magari chissà, anche a platinarlo. Allora, dove si va? Boh. Quelli che volteggiano. Aia. Aia. Io vi curo così a caso, Oddio, quanto è grosso. Ok, curiamoci. Aia. Ti sei trovata tra barco? L'ha ucciso? No. Uno è finito. Ok, è morto. Andiamo. Stadio 2. Possiamo farcela. La creatura non deve. Consigli NBA 2K15 all gen. Allora, per NBA chiedete a Whites. Chiedete a me, chiedete proprio alla persona sbagliata, perché io odio il basket, quindi. So a malapena cosa bisogna farci con quel pallone lì. So che va nel canestro e non so nient'altro. Quindi non so proprio. Allora. Tanto che poi sono qui. Quanto dura il live? Altri 20 minuti più o meno. Mettetevi al riparo. Sembra che tu sia a corto di protezione e di forza. Aspettatemi. Prova a far male a voi. Aspettatemi.
Porca miseria. Andiamo. Dove si va? Evolve una parola straziante. Sì, ci sta. Ci sta. Niente può fermarmi. Allora. Ecco, poi sotto c'è evolve in due parole che però non posso leggere, però. Però non è che sono tanto in disaccordo. Prossimi video sul canale. Se parli di spazio, i miei video prossimi su spazio, dunque al momento c'è PES, in programma c'è solo PES per quanto riguarda spazio. Ci arriverà un buon opening, ecco, per chi segue il Road to Division 1 su PES. Il prossimo episodio sarà soltanto buon opening perché ho ingaggiato un po' di agenti questa settimana, che c'erano tipo gli agenti di lì dell'UEFA, con la squadra dell'UEFA dell'anno, non mi ricordo cos'era. E quindi, ecco, sarà soltanto buon opening, il prossimo video senza partite, e poi si tornerà a fare partite. Per quanto riguarda il mio canale, deve arrivare un unboxing di una limited edition abbastanza grande, che ho già registrato, devo trovare il tempo e la voglia di montarlo e caricarlo, probabilmente inizio settimana prossima, e poi sempre settimana prossima, appena mi arriva, unboxing di The Order, che ho preso la limited, quella esclusiva Amazon. Aia, un mostro morto. No, sono ancora vivo. Adesso muoio. Adesso muoro, però. Vuoi che muoro? Morto. Allora. Ma il medico, ti dico, FedEx, il medico è la classe che meno mi annoia. No, che meno mi annoia. Sì, che meno mi annoia. Perché, soprattutto per fare il live, è l'ideale. Perché mi metto lì dietro ai miei compagni, tengo premuto il tasto per curarli. E intanto butto un occhio alla chat. È il modo più indolore per giocare Evolve, secondo me, il medico. Ma ridire Alexander Femara a comprarlo di Order? No, no, no. Io di Order non vedo di giocarlo, ragazzi. È un gioco che mi incuriosisce tantissimo. Quello sarebbe un ottimo trofeo. Vedo tuo alito di fuoco e rilancio. Alito di fulmini. Questa è la volta. Poi non so, per me il fatto che duri poco non è necessariamente un problema. Io, come dicevo prima, io quel gioco, cioè da quel gioco pretendo che però la storia sia bella e abbia un buon ritmo, cosa che temo non abbia, però una chance la merita, vediamo. Anche perché tanto ormai è anche inutile annullare il pre-order, visto che Amazon i soldi me li ha scavati ieri mattina, però ancora non spedisce. Domani mi farò sentire. A meno che, come dicevo in solo prima, magari non si è bloccato il tracking e allora risulta ancora non spedito, ma invece è già stato spedito, non lo so. Sinceramente me lo auguro. Beh, un film interattivo in pratica, per me quello non è un problema, perché anche Beyond Two Souls era un film interattivo ed è uno dei giochi più mi è piaciuto in assoluto, proprio. È un gioco che mi è rimasto nel cuore quello lì, per me non è necessariamente un problema. Ripeto, dipende che tipo di esperienza è. Se è una cosa che mi coinvolge, va bene. Ovviamente poi non mancherò di darvi le mie impressioni sul gioco appena l'avrò finito. Vabbè, ci mettiamo qua e aspettiamo, quindi che facciamo?
Non importa quanto pensi di essere qui, io ti seguo. Heavy Rain, sì, sì, l'ho giocato Heavy Rain. Anche se a me è piaciuto più Beyond di Heavy Rain. Bello comunque, molto bello anche Heavy Rain. Lo farò, lo so. Non è la prima volta che li contatto in chat, lo richiamo, però me lo farò. Lo farò sperando che mi dicano che in realtà è già stato spedito, almeno posso aspettarmelo per di martedì. Aia, è arrivato il mostro. E l'ho sentito. Morto. Aiuto! Fatemi rialzare! Mirando ha letto cose brutte. Cosa? Chi ha scritto cose brutte di Biondo? Ah, ma è solo cazzine così e quindi fa schifo, cheat. Allora, ma sapete cosa? Io sto seriamente pensando di andare con gli ultimi 10 minuti in pieno stile Q&A, ragazzi, perché tanto io non so se queste partite hanno ancora un senso. Allora, no, sì, lasciamoci gli ultimi 10 minuti di chiacchierata libera. Salutiamo Evolve. Allora, ecco, To The Moon è un gioco che devo recuperare, cioè che ho già comprato ma che devo recuperare, nel senso che devo ancora giocarlo. L'avevo provicchiato To The Moon, poi l'avevo abbandonato più che altro per mancanza di tempo. Però sì, vabbè, ce l'ho lì su Steam, lo giocherò prima o poi. Ma no, FedEx, no. Nessuno mi ha obbligato a fare Evolve, ci mancherebbe altro. A parte che non sapevo fosse così prima di provarlo, chiaramente la mia idea me la sono fatta dopo averlo provato, prima non potevo saperlo. No, semplicemente mi è stato chiesto se mandasse di farlo, ho detto va bene, facciamo. Non mi obbligano assolutamente. Certo, se avessi potuto scegliere avrei scelto qualcos'altro, quello è chiaro, perché Evolve non l'avrei neanche comprato fosse stato per me. Però non pensavo fosse così noioso, sinceramente. Sono rimasto un po' deluso dopo averlo provato. Anche se già avendo giocato all'alfa e alla beta qualche dubbio mi era un po' venuto, eh. Questo sì. Allora. Oh. Ai, vediamo qua che si dice. Per lì si sta formando un gruppo di spazio, chi fosse interessato controlli il topic. Azzo, devo andare allora. Devo andare a controllare. È scritto che è un arco di tempo di 1000 anni. Io ci spero. Ma sì, io penso che. Immagino si parli di The Order, Binzolo, no? Dico bene, sì. Anche ti faccio una gaffa pazzesca. Però penso che da The Order possa partire un'ottima serie. Sperando che non diventi tipo annuale come di Assassin's Creed, ma non credo.
Ho preso l'espansione di Destiny. Io sì, ho il Season Pass di Destiny, quindi sì. Hai giocato Life is Strange? No, e voglio giocarlo. Aspetto però che uscirà ovviamente tutto, perché non mi piace, cioè non è che non mi piace giocare ad episodi. A parte che lo vorrei fisico il gioco, scatolato, per i motivi che vi ho sempre detto, quindi aspetto che magari esca fisico, ma comunque bisogna aspettare prima che escano tutti gli episodi, quindi se ne parlerà probabilmente per l'estate o dopo l'estate, quindi. Però lo giocherò sicuramente, perché è un gioco che mi interessa tantissimo, Life is Strange. Domanda per tutti, non solo Xander. Vi piacciono i Musou? No. Ma proprio no categorico. Ma assolutamente no. Che poi no, non è neanche vero no categorico. Perché ad esempio One Piece mi è piaciuto. Non tantissimo, però, nel senso, è un gioco che comunque mi ha divertito. Dipende, ma generalmente no. Allora, Life is Strange mi sembra tanta roba. E aspetto anche io completo. Sì, infatti, a me, io dico, mi ha stregato la demo. L'ho scaricata così, non sapevo bene cosa fosse. Bello, 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 bello. Poi c'è quella scena lì nel corridoio con la musica, che è da pelle d'oca. Ma in inglese, però, mannaggia. Sì, ma è vero, la cosa scoccia. Però devo dire, a parte che è un inglese abbastanza comprensibile, lo capisco abbastanza anch'io che sono una capra. E comunque io confido che da qui a quando esca il gioco completo, ripeto, ci vorranno mesi, perché mi pare che la cadenza degli episodi è mensile, quindi c'è uno al mese, sono 5 o 6 episodi, forse 5, e quindi vedremo il gioco completo fra 5 mesi. Io spero che fra 5 mesi ci sia anche la patch amatoriale con la traduzione amatoriale, un po' come accade per i giochi del Telltale su PC, almeno, poi su console peccato. Ancora niente, Ginchamp, ancora non va il download. Domani mi prendo The Order. Mi hai troppo invogliato. Beh, ma io in realtà non ti ho, cioè io non l'ho giocato, ragazzi, The Order. Non basatemi su quello che dico, anche perché non lo so, può essere anche che faccia schifo ai cani. Non prendetelo, perché ve lo dico, anche se non mi sto dicendo neanche di prenderlo. Però vabbè, se t'hai invogliato, prendilo. Insomma, io lo prendo perché ho molta molta voglia di giocarci, sinceramente. Anche se leggo recensioni tutt'altro che buone. Quanti ne escono? Oddio, di cosa, Gando? Lo sai cos'è? Ah, forse Life is Strange. Mi pare che fossero 5 episodi. 5 episodi per un totale di 30. No, forse. Forse 25 euro. Se sono 5 episodi, dovrebbero costare 5 euro. O costano 6 euro, boh. Rendi conto. Nel senso che è tanto o poco, secondo te, Gando? Io penso sia un prezzo onesto, comunque. Anche perché, tra l'altro, gli episodi dovrebbero durare tutti tra l'una e le due ore, quindi. Durata complessiva del gioco, poi si girerebbe intorno alle 10, non sarebbe neanche male. Infatti ci sono, sì esatto, ci sono dei tre ragazzi italiani che lo stanno traducendo, l'avevo detto anch'io sta cosa. Speriamo. Ah dai, sta quasi a 13 giga su 20, dai, per domani mattina puoi iniziare a fare il tuo sporco lavoro. 5 giga in 2 ore, beh. Prigione istintivamente a The Order. Episodio di Life is Strange, ma avete risposto, perfetto. Ok. Sì, no, infatti anche secondo me sembra un prezzo onesto, veramente un bel progetto. Tra l'altro, loro sono gli sviluppatori, sono i Dontnod, quelli che avevano fatto Remember Me, che avevano ci avevano rimesso le penne come software house dopo Remember Me, che è andato male. Io non l'ho giocato, per esempio, ma chi l'ha giocato me ne ha parlato abbastanza bene. Dontnod avevano perso il publisher, proprio, se non sbaglio, dopo le sfortune di Remember Me. E adesso riescono con questo Life is Strange. Boh, spero sia valido come sembra. Io vorrei costringere mio padre, che odia i videogame, e mia madre a guardare quando giocherò a The Order. Ma io non so se è un gioco da giocare con i genitori, sinceramente.
Magari falli guardare quando giochi a The Last of Us, magari. Quello è un gioco veramente da far vedere nelle scuole, The Last of Us. Per far capire cos'è un videogioco. Electronic Arts cosa sta facendo alle app sul telefono di FIFA? Non ne ho idea, ma credo sia una manovra per scombinare i piani ai siti che vendono crediti. Mercato di FIFA lì è... mamma mia. Lasciamo perdere, qui scoperchiamo il vaso di Pandora, se no. Su Diodro hanno dato una cosa. Sullo store PS4 costa 60 € e 70 fisico. Ah, è una domanda, è fisico 70? Sì. Fisico 70, solo store costa 60, forse perché hanno capito che la ciccia è un po' poca, non so. Beh, non è uno sconto, diciamo, che invoglia l'acquisto, sinceramente. GTA è il gioco da giocare con i genitori, anche i cuginetti di 4 anni, così andiamo tutti a uno mattina. Ah, vedi, l'unico gioco che mio padre ha seguito con me è stato The Last of Us. Buono. Gran gioco The Last of Us, grandissimo gioco. Dai, forza, fatemi l'ultima raffica di domande e commenti, così leggo e rispondo a tutti e ci salutiamo. Allora, più che altro è giustissima, la media giustissima quella degli episodi, costano 5 euro l'uno. Prendi il primo, ti piace? Beh, sono d'accordissimo con questo ragionamento, Gando. Sono d'accordissimo. Anche a me piace la formula episodi per questo motivo, perché uno spende poco, perché 5 euro è una spesa che possono fare tutti, e si fa un'idea del gioco, gioca intanto 2 ore, se si appassiona prende il prossimo, peraltro sono 5 euro al mese, è una spesa diluita nel tempo, è quasi gratis Life is Strange in questa maniera. E sì, sono d'accordissimo che è un'ottima formula. Ah, il lavoro e la potenza di un gioco. Dato che l'etichetta è un intrattenimento per bambini. Lo farei con The Order perché non dura 15 ore. Ah, ho capito il ragionamento, Mizzolo, ho capito. Io giocai il primissimo Prince of Persia con mio nonno, che figata. Mia madre mi obbligava a giocarci a The Last of Us. Spettacolo. Avete dei genitori e dei nonni fantastici qui in chat. A me non sorprende invece che non si sia ancora parlato di un secondo capitolo di The Last of Us. A parte che un po' se ne è già parlato, ma... il fatto che non sia stato annunciato è un bene, perché Naughty Dog fa le cose coi tempi giusti. The Last of Us è uscito lo scorso anno, devono passare almeno 2 o 3 anni minimo prima che se ne riparli. Secondo me è giusto così. Sì, sono d'accordo. 90 euro per l'edizione limitata di Order sono un po' troppo. Proprio come il gioco, d'altronde, nel senso... è tutto sovrapprezzato su The Order, secondo me. La Limited non ha nulla, ragazzi, non ha proprio nulla per giustificare quel prezzo lì.